Pensavo alla Lapponia da molto tempo. Desideravo andare con i miei setter in luoghi sconfinati e ricchi di selvaggina. Così mi sono affidato alla impeccabile organizzazione di Paolo Paladini. Ho preparato il tutto, ho messo i cani in macchina e mi sono messo in viaggio. Ho deciso di portare con me i due cuccioloni Clarence e Raz e le due cagne più esperte, Ambra e Vega. Il paesaggio lappone toglieva il fiato. I cani si sono trovati di fronte a terreni nuovi e difficili. Ma la Lapponia richiede tempo per essere capita. È una caccia appassionante ma diversa. Ma ci è voluto poco per entrare in confidenza. Ed è così iniziata la magia. Il primo giorno abbiamo trovato la neve, ma il freddo artico non ci ha intimorito, anzi, ci ha fatto apprezzare ancora di più le furbizie delle pernici nordiche e alpine, che sembravano giocare con il vento ogni volta che si mettevano in volo. Bravo Clarence, Clarence, qua. Thank you.
ogni giorno una emozione diversa. Tantissima la selvaggina presente, ma non per questo facile da incarnierare. Pernici, cedroni, forcelli e anche le beccacce. Non ci siamo fatti mancare nulla. Brava Vega, brava. Bravissima, porta qua, porta qua. Porta, porta. Bravo, bravo. Bravissimo, Rad. Bravissima Vega, bravissima Vega. Porta, porta. Un viaggio di cui rimangono tantissimi ricordi. I luoghi, il lavoro dei cani,
e la condivisione con nuovi e vecchi amici di un'esperienza indimenticabile. Alla fine la caccia è proprio questo. Ritorneremo in Lapponia.